vero e proprio terremoto all'Università di Catania, sospeso il rettore Basile e 9 professori accusati di aver truccato i concorsi per il personale docente e non. Il comune di Santa Maria di Licodia si costituirà come parte civile nell'eventuale processo nei confronti del presunto aggressore del vigile urbano. Anthony Di Stefano, consigliere paternese di Diventerà Bellissima, contro replica al primo cittadino Nino Naso sulla questione di scariche a cielo aperto a sud della collina storica. Ritorna nella giunta di Santa Maria di Licodia Ottavio Salamone, che ha giurato oggi come assessore. Salamone era stato vice sindaco nella prima sindacatura Mastroianni. Buonasera cari telespettatori e bentrovati a questa edizione di venerdì 28 giugno 2019 di IV24 Notizie. 40 persone sono indagate in tutta Italia per concorsi truccati all'Università di Catania. Sospeso il rettore Francesco Basile e 9 docenti. In pratica i concorsi si vestivano per chi doveva essere assunto. Sentiamone di più. Terremoto nell'Ateneo di Catania. Il rettore Francesco Basile e altri 9 professori sono stati sospesi nell'ambito dell'operazione Università Bandita della Procura Distrettuale della Repubblica condotta dalla Digus. Al centro delle indagini 27 concorsi, 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore. Sono complessivamente 40 i professori indagati in 14 atenei italiani. Destinatari del provvedimento di sospensione, insieme al rettore, direttori delle maggiori facoltà cittadine, Giacomo Pignataro, già rettore, Giancarlo Magnano di Sallio, prorettore, Giuseppe Barone, ex direttore di Scienze Politiche, Michela Cavallaro, direttore di Economia e Impresa, Filippo Drago, direttore di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Giovanni Gallo, direttore di Matematica e Informatica, Carmelo Monaco, direttore di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Roberto Pennisi, direttore di Giurisprudenza, Giuseppe Sessa, presidente del coordinamento delle facoltà di Medicina. Tutti sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere, nonché a vario titolo di corruzione e altri reati. L'indagine ha svelato la pratica di alterare il naturale esito dei concorsi, che vedeva l'assunzione di beneficiari già individuati a priori, per il conferimento di assegni, borse e dottorati di ricerca, assunzione del personale tecnico-amministrativo, composizione degli organi statutari dell'Ateneo, assunzione e progressione di carriera dei docenti universitari. Coinvolti anche docenti di altri atenei che facevano parte delle commissioni esaminatrici, compiacenti con la scelta dei vincitori prescelti prima ancora del concorso. Continuava tranquillamente a spacciare nonostante fosse agli arresti domiciliari per droga. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato il 27enne Marco Di Leo, in quanto ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio finalizzato a reprimere lo spaccio, hanno sorpreso il giovane pusher mentre da casa calava le dosi di stupefacente riposte all'interno di un tipico cestino siciliano in Vimini, che gli affezionati clienti in strada prelevavano in cambio di denaro. Notati i carabinieri, intenti a fermare due acquirenti, lo spacciatore rientrava in casa per prendere una busta di plastica e lanciarla dal balcone in direzione di un immobile semidiroccato attiguo al proprio. Al termine della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 59 dosi di marijuana, di cui 48 contenute nella famosa busta lanciata dal balcone, 25 euro in contanti. Il ragazzo, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania di Piazza Lanza. Il comune di Santa Maria di Licodia si costituirà parte civile nell'eventuale processo che vede indagato un cittadino licodiese che avrebbe aggredito un uomo della polizia municipale durante lo svolgimento del proprio servizio. Ad annunciarlo oggi lo stesso primo cittadino Salvatore Mastroianni. Il servizio.
Dopo il messaggio di condanna di ieri manifestato dal vice sindaco di Santa Maria di Licodia Mirella Rizzo all'interno del civico consesso licodiese a seguito dell'aggressione che avrebbe subito un uomo della polizia municipale da parte di un cittadino licodiese, il primo cittadino Salvatore Mastroianni ha confermato nella giornata di oggi che il comune di Santa Maria di Licodia si costituirà parte civile nell'eventuale processo che verrebbe ad instaurarsi tra il dipendente comunale e il cittadino. Allora il comune è intervenuto sin da subito all'epoca dei fatti, avendo avuto rapporti sia con il maresciallo che con il capitano. Ha chiesto anche un incontro con il colonnello, dal quale tutt'oggi ancora dobbiamo ricevere risposta esatta. E tra le altre cose preannuncio che il comune si costituirà parte civile, perché mi sembra quantomeno opportuno, visto che comunque è stato colpito un'istituzione del comune stesso, che è la polizia municipale, nella persona di Moschetto. Riguardo ai consigli comunali sulla sicurezza aperti alla cittadinanza che mancano ormai da tempo dalla sala consiliare licodiese, il primo cittadino ha detto che io mi auguro di poter fare, prima ancora che dell'incontro pubblico, un incontro tra noi, cioè l'amministrazione, la polizia urbana e il comandante dei carabinieri, della stazione dei carabinieri, nonché il capitano di Paternò, diciamo del comando di Paternò, sperando di poter ottenere quelle sinergie che ci porterebbero ad avere dei risultati decorosi. Da domani e fino al 9 luglio saranno allestiti a Paternò 4 info point d'asti per informare i cittadini sulle modalità di conferimento della raccolta differenziata porta a porta. Un piano strategico studiato tra la direzione d'asti e l'amministrazione comunale di Paternò che darà ai paternesi un ulteriore aiuto per capire come suddividere le frazioni dei rifiuti ed evitare di conferire in modo errato ed essere quindi sanzionati. L'info point sarà posto in maniera itinerante al mercato di via Fonte Maimonide, in piazza Dombino Puglisi, zona Scalavecchia, piazza della Regione e piazza Caduti del Mare, viale dei Platani. Il consigliere comunale di Diventerà Bellissima di Paternò, Anthony Di Stefano, ha controreplicato alle parole del primo cittadino Nino Naso sulla vicenda della discarica a cielo aperto a sud della collina storica. Nella giornata di ieri il primo cittadino, attraverso un'intervista rilasciata alla nostra emittente, aveva detto immagini false di Diventerà Bellissima. Sentiamo il servizio. Anthony Di Stefano di Diventerà Bellissima, il sindaco Nino Naso ieri in una replica a quella che è stata la vostra nota sulla questione rifiuti nei pressi della collina storica dichiara immagini false di Diventerà Bellissima. Quale la controreplica a queste parole del primo cittadino? Al sindaco dico che ho profondo rispetto delle istituzioni, non però quando provvedono a diffondere, così come ha fatto lui, delle vere e proprie fake news, perché di falsità e bugie si tratta. Io qui il testo del comunicato, noi nel comunicato parliamo di una bomba ambientale, perché questo è una bomba ambientale a sud della collina storica. Breve ripasso di geografia: sud della collina storica non significa all'interno della collina storica. È ovvio che da chi ha detto che l'ex segretario comunale andava a Comiso per avvicinarsi a casa, e Comiso non è certamente più vicino di Paternò a Palermo, mi aspetto queste altro, per cui lo giustifico solo per questo motivo. Piccolo ripasso di geografia. Secondo, mi si viene detto e invitato di chiamare chissà quale presidente della regione per attivarsi. Falso anche questo. Le strade, nella loro cura e nella loro manutenzione, sono di valenza comunale, provinciale o al limite statale. La regione non c'entra un bel nulla, altrimenti ci saremmo già mossi. Terzo, non è che qualcuno ha detto al sindaco, men che meno un consigliere comunale, che adesso accade chissà che cosa. Lo ha detto l'ARPA con questa nota, ha detto che la situazione è talmente grave che, visto che si tratta di un luogo pubblico, si deve intervenire. E siccome la massima autorità dal punto di vista della salute sul luogo e il sindaco, tocca al sindaco intervenire. L'avessi potuto fare io, l'avrei già fatto. Infine, io dico che qui siamo tutti per aiutare a far sì che a Paternò si cresca. Di certo però non si può fare in modo che la collaborazione anche dell'opposizione sia
nello stare zitto, nel rimanere in silenzio. Ci è stato anche detto che ci si è mossi, ci si è attivati. Guardate, l'unico momento nel quale l'amministrazione comunale si è mossa per quanto riguarda quel sito risale ad oltre un anno fa, dopo una mia interrogazione consiliare, con una letterina che hanno scritto alla città metropolitana. Era il maggio del 2018. Da allora più nulla è accaduto. All'unanimità dei presenti, il Consiglio Comunale di Biancavilla ha dato il via libera ieri sera al regolamento di definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse e sulle quali gravano ingiunzioni di pagamento. Si tratta della cosiddetta rottamazione delle cartelle, la possibilità di pagare le tasse comunali pregresse senza aggravio di sanzioni ed interessi. Con la rottamazione delle cartelle si aiutano i contribuenti a mettersi in regola con il pagamento delle tasse comunali, pagando solo l'importo delle tasse dovute, mentre da parte sua il comune recupera risorse che altrimenti finiscono con l'alimentare i contenziosi, spiega il presidente dell'Assise Biancavillese, Marco Cantarella. Insomma, è un provvedimento che dà una scossa a famiglie ed imprese in un momento difficile. Un ringraziamento ai dipendenti comunali che hanno lavorato sul punto, alla quarta commissione presieduta dal consigliere Vincenzo Mignemi e a tutti i consiglieri presenti in aula. Soddisfazione espressa anche dal primo cittadino Antonio Bonanno. Un atto atteso ed opportuno che si aggiunge a quelli già recentemente deliberati da Giunta e Consiglio Comunale, che mirano ad agevolare quei cittadini non in regola con i tributi e che costituisce un passaggio importante prima di qualunque recupero forzoso delle tasse non pagate. All'unanimità dei presenti, il Consiglio Comunale di Belpasso, presieduto da Gaetano Campisi, ieri sera ha approvato l'istituzione dell'Osservatorio Permanente sulla Legalità e Sicurezza. È un organismo con funzioni consultive, propositive, centro di studio, ricerca, documentazione, iniziativa sociale a sostegno della legalità e per la lotta alla criminalità, si sottolinea nel documento approvato. È uno strumento che qualifica la nostra azione amministrativa, che fungerà da organo di controllo non solo sull'attività del comune, ma sull'intera cittadina, perché legalità e sicurezza sono un'esigenza di tutti e tutti devono concorrere a creare le condizioni affinché siano realtà quotidiana, ha dichiarato il sindaco Daniele Motta. Da parte nostra garantiamo il massimo impegno per farlo funzionare al meglio, ma saranno necessari spirito di servizio, senso di responsabilità da parte di tutti. Ha giurato a mezzogiorno di oggi all'interno della sala consiliare del comune di Santa Maria di Licodia Ottavio Salamone, ultimo assessore che entra a far parte della giunta Mastroianni dopo il rimpasto che era stato avviato dallo stesso primo cittadino già qualche settimana fa. Per noi è seguito il giuramento Luca Crispi. Si è dipanata in maniera definitiva soltanto in queste ultime ore la questione inerente al terzo assessore comunale di Santa Maria di Licodia, che ha visto rinnovata per il 75% la giunta comunale Mastroianni. Ha infatti giurato questa mattina alla presenza del segretario comunale e del sindaco Salvatore Mastroianni all'interno del palazzo di città l'attuale consigliere Ottavio Salamone. Le emozioni sono sempre uguali come la prima volta. Sicuramente abbiamo la concretezza di avere un po' di esperienza in più rispetto al passato e cercare di continuare il percorso già tracciato dall'amministrazione. Ingresso in giunta di Salamone che arriva dopo diverse settimane di consultazioni in area sammartiniana e dopo le dimissioni dell'assessore Antonino Ladelfa. È lo stesso Salamone a fugare ogni dubbio sulle dimissioni dalla carica di consigliere comunale attualmente da lui ricoperta, che dovrebbero essere presentate già nelle prossime settimane, così come fatto anche dal neo assessore Gurgone, che ha lasciato spazio a Pippo Scandurra nella giornata di ieri. A subentrare sarà quindi Domenica Condurso. Abbiamo voluto giustamente completare un organo importante all'interno di quella che è l'attività amministrativa, in modo da dare un apporto ancora migliore rispetto a quello che si era potuto dare fino ad oggi. Quindi io ritengo, anche perché il consigliere Salamone è uno che già è stato in giunta, quindi sappiamo che potrà dare un apporto forte, sicuro e competente. Quella di Salamone non è una figura nuova per la giunta licodiese, che vede ritornare uno dei fedelissimi licodiesi del deputato Ars Luca Sammartino nella stanza dei bottoni della macchina amministrativa licodiese.
Ottavio Salamone, ricordiamo, aveva ricoperto durante la prima sindacatura Mastroianni il ruolo di assessore ai servizi sociali, igiene, sanità e verde pubblico, subentrando poi a Giovanni Buttò, attuale presidente del Consiglio, alla carica di vice sindaco. Nei prossimi giorni sarà compito del sindaco Mastroianni ridistribuire le deleghe assessoriali dopo questo primo rimpasto che si conclude a 2 anni esatti dalla rielezione del sindaco Mastroianni a primo cittadino licodiese. Si terrà mercoledì prossimo all'interno di Palazzo Bianchi ad Adrano il convegno organizzato dal Comune in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania dal titolo Green Economy, come leva di uno sviluppo territoriale sostenibile. L'evento, moderato da Agata Matarazzo, docente di scienze merceologiche del Dipartimento di Economia dell'Università di Catania, rappresenta un momento di confronto tra professionisti e aziende, con uno spazio riservato anche ai giovani del territorio. Si terrà domani a partire dalle 18.30 presso il Club Progressista di Belpasso un cocktail di presentazione della mostra di pittura di Rita Carmela Morabito, In arte ricamo, con musiche di ieri e oggi. A presentare l'evento Luciano Mirone ed ad intervenire la stessa artista. La mostra proseguirà domenica 30 giugno. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete rivedere questa edizione di IV24 Notizie sui siti ivtv.com e ivv24.it. Per ogni segnalazione potete contattarci, recapiti che vedete in sovraimpressione. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del comprensorio seguite IVTV sui principali canali social e sul canale Telegram. Vi ringraziamo per averci seguito, il TG torna lunedì alle 20.30, vi auguriamo una buona serata. Arrivederci.